Salve, qui del vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, per chi volesse avere un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Detto questo, come avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere una guida che vi mostra tutti i punti in cui trovare i vari coltelli da affilatura. Per chi non sapesse cosa sono gli oggetti che non solo vi fanno mettere le cenere di guerra sulle armi generiche, ma vi fanno applicare una determinata affinità ad essa, come può essere, non so, l'attacco di fulmine, di fuoco, di veleno, sacro, eccetera, eccetera, eccetera. In più, ho fatto una cosa un po' particolare, ovvero che andremo a vedere le varie posizioni in ordine, diciamo, cronologico più o meno, in base a quando il giocatore dovrebbe teoricamente trovare il determinato coltello d'affilatura mentre si sposta nella trama. Però, dato che l'ultimo, in teoria per me l'ultimo, si trova nella capitale, il giro che faremo è un po' particolare perché, diciamocelo tra noi, di solito i giocatori nuovi e quelli che io ho visto che giocano a Elden Ring fanno Sepolcride, Kaelid, Liurnia e una volta sbloccato l'ascensore per l'altopiano di Altus, tornano a Kaelid e combattono Radahn, quindi la capitale è l'ultimo luogo in cui vanno solitamente ed è l'ultimo luogo in cui si trova giusto appunto un coltello d'affilatura. Quindi quello sarà il nostro punto di arrivo. Detto questo, direi che possiamo direttamente partire. Bene, allora, il primo coltello d'affilatura che andremo a vedere è quello generico. Vi serve per poter modificare le cenere di guerra da ogni punto di grazia e non dover ogni volta tornare alla tavola rotonda e andare dal fabbro. Letteralmente parlando, ci troviamo nel terzo punto di grazia. Siamo in questo punto della mappa. Qua è l'inizio della storia su Elden Ring. Infatti, i primi due punti di grazia, e questo è il terzo. In queste rovine qua di fianco, letteralmente quelle alle mie spalle, si trova una stanza sotterranea, come più o meno in tutte le rovine di questo gioco. Semplicemente andandoci, adesso vi faccio vedere la strada. Sotto ci sarà un forziere, voi lo aprirete, e lì ci sarà il primissimo coltello d'affilatura. Voi venite qui dietro, saltate i nemici, venite giù per queste scale, tanti nemici non dovrebbero seguirvi. Aprite lì la porta, aprite il forziere e qua troverete il primo coltello d'affilatura. Adesso ve lo faccio vedere perché se non sbaglio dovrei avercelo. Eccolo qui, questo, che è quello generico. Adesso andiamo a vedere gli altri. Ok, ci troviamo al castello di Godric per trovare il secondo coltello d'affilatura, che per essere precisi è quello che vi dona la possibilità di mettere l'affinità pesante, se non sbaglio, e quality, che sarebbe quella 50-50 tra destrezza e forza. Allora, ricordate questo, prima di buttarvi subito diretti a cercare il coltello, uno, accendete la torcia. E due, vedete di avere almeno due chiavi, quelle fatte di pietra a forma di spada, perché vi servono necessariamente, perché dovete aprire un muro di quelli di nebbia e sono necessarie per sbloccarlo. Qua schivate i nemici. Ovviamente se avete lo scatto del lumiere è meglio perché farete meno fatica. Qua saltate giù. Ok. Poi andate dritti, esattamente da dove saltate, girate a destra, ci sarà questo spiazzo aperto, voi andate dritti, ignorate i nemici, qua c'è leggermente buio per quello che vi ho detto di accendere la torcia, andate a sinistra, fino in fondo al muro, poi a destra e poi su questa, diciamo, ponticello saltate giù dove c'è quella porta con la nebbia che è così perché va sbloccata. Ovviamente la sbloccate. Ok, riprendo le armi perché qua cambiamo l'arma, devo uccidere gli nemici. Via 1 e via 2. Qui, in questo punto, dove c'è questo cadavere, troverete il secondo coltello d'affilatura. A me non appaiono perché li ho già trovati e quindi non me li fa vedere. Detto questo, direi che possiamo passare al terzo. Allora, ci troviamo dentro l'Accademia di Magia. Qua
a Liurnia, siamo letteralmente all'ultimo punto di grazia prima di arrivare alla boss fight con Rennala. Questo qui è il punto di grazia che si sblocca dopo aver battuto quel lupo infuocato che si trova in questa stanza. Per essere più precisi, siamo qui, in questo punto di grazia qui, e questa qui che vedete è la stanza. Allora, adesso andremo a trovare il terzo coltello da affilatura, quello che serve per ottenere l'affinità magica e di ghiaccio. Allora, voi uscite direttamente di qua, come se stesse andando dal boss. Una volta arrivati qua, andate a sinistra, su per queste scale distrutte. Io vi do il consiglio di eliminare tutti i nemici che dopo sennò vi cominciano a infastidire. Eliminate tutti, così non avrete problemi. Entrate qui dentro, uccidete questo mago e qua, esattamente in questo punto, dove c'è questo cadavere, troverete il terzo coltello d'affilatura, quello per l'affinità magica e di ghiaccio. Bene, direi che si può direttamente passare al prossimo. Il quarto coltello d'affilatura si trova all'interno del castello di Radam, però questo, per essere preso, dovrete fare un po' di cose particolari all'interno della trama. Allora, noi ci troviamo in questo punto qui, questo è proprio il castello di Radam, e qua è dove arrivate per la boss fight in questo cortile. Quando voi venite qua la prima volta, attivate questo punto di grazia, prendete il teletrasporto ed esso vi porta qui. All'interno della fortezza non ci sono nemici. Per poter andare a prendere l'oggetto, voi dovrete resettare tutta la zona una volta sconfitto Radam, quindi la sua zona. Tornate qui. Questa zona qui, che è il cortile, come vedete, dovrebbe diventare un'area da boss fight. Vedete che c'è la nebbia? E là sono apparsi i soldati all'interno del castello. Se questo non accade, quindi non appare la nebbia e la zona del cortile non diventa una boss fight, voi dovrete andare dritti esattamente per questa strada, semplicemente fino in fondo dove c'era la chiesa, dove avete parlato con l'NPC che ha attivato tutto quello che è l'evento per la boss fight di Radam. Adesso si troverà letteralmente qui al centro, seduto davanti alla porta. Voi fate tutte le sue righe di dialogo. Una volta finite, vi riteletrasportate qua, in questa zona. Vi do un consiglio: entrate e uscite dal gioco. In teoria si resetta tutto. Tornate qui con il teletrasporto e qua dovrebbe essere apparsa la boss fight. In più, tutti i vari nemici che si trovano all'interno della fortezza dovrebbero essere apparti. A questo punto voi semplicemente venite di qua. Attenzione a questi tizi che vi sputano il fuoco. Venite su per questa strada. Attenti qua a destra, perché c'è uno di quei macchinari di Villa Vulcano che vi prova a investire. Voi correte e lo ignorate semplicemente. Venite qua dentro e qui, per terra, al centro, semplicemente troverete il coltello d'affilatura dedicato al danno da fuoco. Un secondo che elimino gli scocciatori. Ok, è morto. Facendo così, voi troverete il quarto coltello d'affilatura. Semplice, poi per ritornare al punto di grazia e levarvi i nemici, semplicemente salite fino in alto, così smettono di seguirvi e potrete spostarvi. Bene, dato questo possiamo andare a vedere dove si trova il quinto, e direi che si trova molto vicino perché è collegato a quello che avete appena fatto, ovvero sconfiggere Radam. Ok, il quinto coltello d'affilatura, quello dedicato all'affinità veleno e sanguinamento, e se non sbaglio anche occulto, dovrebbe essere, si trova qui nella città eterna. Siamo esattamente in questo punto qui, in questo punto di grazia. Qua il 99,99% dei giocatori ci passa per andare a prendere la goccia riflessa, quindi questo coltello d'affilatura solitamente ce l'hanno tutti. Semplicemente voi dovete venire di qua e farvi tutta la strada che fate normalmente per andare a prendere il Mimic, e l'oggetto che state cercando si trova a mezzo metro dall'entrata per la stanza dove è situato il Mimic, quindi non trovarlo è difficile. Venite giù di qua. Attenzione ai nemici. Vabbè, lasciamoli stare, tanto li ignoro e basta. Venite su di qua, passate dall'altra parte,
Io teoricamente l'ho già preso, quindi non dovrebbe apparire. Venite su di qua, scendete qua. Vedete qua, questo altare? Che c'è questo cadavere? Semplicemente lo trovate qua. Su questo tizio. Se non mi ricordo male. E invece il Mimic è là. Ma questo scarabeo? Muori. Quindi, quando arrivate qua, dove c'è questo cadavere, trovate il coltello d'affilatura per il danno da sanguinamento, il danno da veleno e il danno occulto. Come dicevo all'inizio, per me questa zona non era considerabile come ultima, perché comunque una volta sconfitto Adam ci passate, o per la quest di Ranni o per prendere il Mimic in un modo o nell'altro, in questo punto ci passate. Bene, direi che possiamo passare all'ultimo coltello d'affilatura, ovvero quello per l'elemento fulmine e sacro, che si trova alla capitale. Bene, siamo qui nella capitale per trovare l'ultimo coltello d'affilatura. Per essere più precisi, siamo a questo punto di grazia qui, perché il coltello d'affilatura si trova all'interno di questa struttura che è la coppia della tavola rotonda. Letteralmente si trova dove normalmente è situato il fabbro, nella tavola rotonda dove andate per modificare le armi e i vari oggetti. Da questo punto di grazia venite di qua, scendete le scale, fate attenzione ai vari nemici che ci sono in giro, girate qua a sinistra e voi dovete entrare in quella struttura, ma non da lì. Venite di qua a sinistra, saltate qua giù, poi saltate qua giù, attenzione ai cani che sono abbastanza fastidiosi, eliminateli, se no vi seguono fin dentro. Venite su di qua, saltate qua su, c'è un altro cane che mi insegue, mi sa. Aia. Ok, venite su di qua, entrate qui dentro. Questa è letteralmente la tavola rotonda, questa è la stanza dove normalmente nel gioco trovate Fia per la sua missione dopo che ha ucciso Dee. Arrivate qua e in questo punto, dove normalmente si trova il fabbro, troverete il coltello d'affilatura dedicato all'affinità di fulmine e sacra. Prendiamo anche questo oggetto che non mi ricordo cos'è. Ah, il martello del fabbro, perfetto. Bene, direi che possiamo andare alle conclusioni. Quindi, se avrete seguito tutti i passaggi che vi ho mostrato nella guida di oggi, in inventario, per concludere, vi troverete tutti e sei i coltelli d'affilatura. Il primo, quello generico, e gli altri 5 che vi donano la possibilità di aggiungere un'affinità particolare alle vostre armi quando inserite una cenere di guerra. Adesso ve lo faccio direttamente vedere. Andate sul punto di grazia. Andate sul menu delle ceneri di guerra, selezionate un'arma qualsiasi generica, ci mettete una cenere di guerra generica e quando la selezionerete, ecco a voi l'elenco di tutte quelle che sono le affinità che ora potrete andare a inserire all'interno dell'arma. Questo è quello che otterrete se seguirete la guida passo passo. Bene, detto questo, direi che per il video di oggi è tutto, spero che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Qui dal maestro Obi-Wan per Hobby, come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.